Ok. Sami, calma, calma. Aspetta, aspetta. Che stai combinando? Come ti devo dire che non la sai fare la capriola? Zitto, ce la farò. Ti do una mano. 3, 2, 1, lancio, vai. Ci sei riuscita? Io devo fare la cosa. Tutto ok? No, replay. E infine, per ultimo, vengono, vengono, signori, io so fare la spaccata. Wow, questa sarebbe la spaccata? Sono le jeans che me lo impediscono, che se vado ancora più giù si strappano. Non lo faccio per questo, però lo so fare benissimo. Sia quella così che quella così. Sì, va bene, non ti crede nessuno. Ma comunque, ciao a tutti! Io e lui! E lei su me e benvenuti in un nuovo Daily Vlog! Perché ho la maglietta messa come un pensionato? Scusa, come l'hanno i pensionati la maglietta? La maglietta dentro i jeans! Tu sei oggi tutta dentro i jeans! Quindi sono tipo super pensionata! Sono una vecchietta! Tu sei un vecchio saggio! Finalmente è arrivato il mio momento! Sono diventata pensionata, sono una vecchietta, sono un vecchio saggio! Oggi è un giorno davvero importante, perché prima di iniziare le nostre cose super pazze abbiamo pensato di fare un regalo alla nostra Giulia. Per chi non si ricordasse chi è Giulia, lei è la proprietaria dell'hotel a Roma dove andiamo a fare ogni volta casino. La stanza quella con la piscina, il letto che si alza, la vasca a forma di tacco dove Sofì si è immersa nella gelatina. Noi in questo hotel abbiamo sempre fatto casino, addirittura una volta abbiamo rubato le chiavi e lei non ci ha mai detto nulla. Così pensiamo sia giunto il momento di farle un regalo. Siccome lei adora le scarpe e gli stivaletti, abbiamo pensato di prendergliene un paio nuove di zecca. Si tratta delle nuove Lelli Kelly Fior di Fiocco, che sono delle scarpe meravigliosamente meravigliose. Wow! Si chiamano Fior di Fiocco proprio perché hanno questa particolarità di avere questo fiocco super carino. Sono degli stivaletti super lucidi con questi lacci intercambiabili. Infatti noi li abbiamo messi in velluto, ma dentro la scatola li troverete anche di cotone. Esistono in ben 4 colori: rosse, bianche, rosa e nere. E noi per la nostra Giulia abbiamo scelto le rosse e le bianche. Chissà quali saranno le sue preferite. Non lo so, secondo me le bianche. Siamo Lelli Kelly, le tue scarpine, oh yeah. Siamo Lelli Kelly, le più carine, oh yeah. Abbiamo scelto questo regalo Lelli Kelly perché così Giulia avrà un doppio regalo. Ovvero, con queste scarpe Lelli Kelly ti regala Lilli il cucciolino. Grazie all'app Lelli Kelly realtà aumentata, disponibile sia per Apple che per Android, potrete giocare con Lilli il cucciolino. Una volta scaricata l'app vi basterà aprirla, seguire le istruzioni, quindi gioca con Lilli, inquadrare il cuore delle scarpine ed eccolo! Ragazzi, è spuntato Lilli il cucciolino. Mamma mia, è qui! Wow! Cioè, questa cosa qui è allucinante! Si tratta di realtà aumentata, quindi grazie al mio telefono io vedo qualcosa che nella realtà non esiste. Però attraverso il mio schermo, sì! Che carino! Lo sto carezzando, guardate dalla videocamera, lo vediamo. Cioè, mentre qui non c'è niente, però sta camminando, sta saltando! Inoltre, adesso ho selezionato la fotocamera interna e sto per farmi un selfie con Lilli il cucciolino. Oh! Ray sarà invidioso. Da morire. Cheese! È fighissimo e siamo sicuri che Giulia si divertirà tantissimo. Scarpe pronte per la spedizione? Ma sai, stavo pensando una cosa. Che noi oggi abbiamo provato una sensazione strana, stranissima. Ovvero come se fossimo telepatici, perché entrambi abbiamo pensato di fare lo stesso regalo a Giulia. Ma sai che non è la prima volta che ho questa sensazione? Cioè, è come se noi, ormai siamo fidanzati da tantissimo tempo, stessimo iniziando a pensare le stesse cose. Ad esempio, se io penso un numero, tu cosa pensi? Sicuramente lo stesso numero. Che numero ho pensato in questo momento? 7. Avevo pensato 5. Vabbè, non è questo il caso. Forse stiamo iniziando ad avere la telepatia dei gemelli. Lui dobbiamo assolutamente testare se abbiamo questa competenza con una sfida. Una sfida che per ora va super di moda, ovvero la Twin Challenge Telepathy. Ma noi siamo in me contro te e ovviamente tutto con noi diventa super pazzo. La nostra non sarà una semplice sfida, ma una versione extreme. Ma adesso non vi spoileriamo nulla e facciamo il teletrasporto al nostro laboratorio. 3, 2, 1, boom! Eccoci qui al nostro laboratorio, già tutto pronto. Abbiamo qui il nostro tavolo con il separé. Sì, perché in questa sfida avremo davanti 3
abbastanza disgustose, uno di noi dovrà scegliere quello che preferisce e l'altro, con la forza della telepatia, senza vedere nulla, perché appunto c'è il separé, dovrà provare a scegliere la stessa cosa. Se scegli la stessa cosa che ha scelto l'altro, allora hai vinto e l'altro dovrà mangiare la cosa schifosa. Altrimenti, se sbaglierai, sarai tu a dover mangiare la cosa schifosa. Questa qui è tremenda come sfida. Sarà terribile. Abbiamo qui sul tavolo i primi tre ingredienti. Abbiamo senape, salsa piccante e salsa all'aglio. Ragazzi, non vi dico che puzza. Quella salsa all'aglio è terrificante. Direi quindi di non perdere altro tempo e andare ai posti di comando. Io già ci sono. Ah, okay, ci siamo, è stranissimo. Lui, non ti vedo. Però ti sento. Già mi manchi. Eccolo. Facciamo carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Ah, andiamo su per delle parti. Ok, carta, forbice, pietra. Inizio io. Sì. Ehi. Mamma mia. Scelgo la prima salsa. Ok, vai Sofì. Quindi se scelgo quella uguale alla tua, ho vinto e lo bevi tu. Altrimenti devo bere io. Sì. Che ansia. Potresti aver scelto quella all'aglio, perché sai che mi fa schifo. A te piace molto la senape. Però secondo me hai scelto questa, la rossina. No, hai sbagliato. Ho scelto senape. Quindi adesso toccherà a te. Non ti vedo. Ciao. Toccherà a te bere quella piccante, la salsa messicana. Che ansia, no, no, lo sai che io odio le cose piccanti. Butta giù, butta giù, butta giù. No, non posso. Devi, anzi ti ho risparmiato e non ho scelto quella all'aglio. Che schifo. Oh! Ah! Dove va, dove sta scappando? Tutti i capelli. Sai qual è il bello? Che non abbiamo acqua. Lui brucia tantissimo. Adesso anche i miei capelli fanno cattivo odore di questa salsa. E rieccoci qui, ragazzi. La prima esperienza è stata terribile. La salsa piccante, mamma mia. Quindi al momento stiamo lui 1 e io 0. Sì, e adesso secondo round. Abbiamo qui davanti a noi 3 cucchiai. Quello rosa contiene pepe, quello giallo peperoncino e quello blu cannella. Adesso toccherà a me scegliere il primo cucchiaio e poi tu, lui, dovrai provare ad essere telepatico. Scelgo, scelgo, scelgo. Ho fatto la mia scelta. Telepatia, vieni a me. Non lo so, cosa avrei scelto? Secondo me qualcosa tra il peperoncino e il pepe, perché sicuramente ti vorrei vendicare del fatto che ti ho fatto mangiare una salsa piccantissima e quindi vorrei far andare la mia bocca in fiamme. Però magari questo è quello che hai pensato, che io avrei pensato. Quindi magari hai scelto la cannella. Non lo so, sono confuso. Cosa? Tu lo sai che io lo so che tu lo sai. Ok, vada per la cannella, scelgo la cannella. Sofì? Hai vinto. Wow! Ahimè, mia povera carciofina, sono telepatico. Ma come hai fatto, lui, veramente? Ma non ci credo, cioè a distanza di anni stiamo per andare a rifare la Cinnamon Challenge. Io mangerò la cannella, che è una cosa impossibile perché fa veramente... Molti di voi probabilmente non lo sanno, ma la cannella non si può mangiare perché è una polvere troppo sottile e non può andare giù. Ma tanto tra poco vedrete la nostra cavia Sofì alle prese con la cannella, che poi è super amara. Così in piccole quantità, magari quando l'assaggiate nei dolci è buona, però tutta questa è super amara. Vai, 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 vai. Prova a dire. Oh no, c'è sempre lo stesso problema di prima. Non c'è acqua. 2 hours later. Che schifo. Non è normale, non ho più le papille gustative. Troppe cose, piccanti, è amare, mamma mia. Lui, adesso costi quel che costi, io diventerò telepatica e scoprirò cosa pensi tu. Dovrei bere queste schifezze. Sì, perché adesso abbiamo l'aceto. Immaginate bere l'aceto, che schifo. L'olio? Ma l'olio si può bere? Non lo so. Sembra pipì. Vabbè, comunque. E salsa di soia, quella che si mangia con sushi, quella super salata. Chiaramente anche questa fa schifo da bere. Io normalmente la mangio, ma in pochissime quantità. Cioè, da solo non so neanche se si può mangiare una tra le salse più salate di sempre. Ridermi a me posti di combattimento. Tocca a me scegliere. È difficile, perché tu sai che la salsa di soia è la mia salsa preferita.
Certo. Allora, io ho un istinto. Secondo me la telepatia che mi ha suggerito questo istinto, subito l'ho pensato. Ed è inutile fare tutti i ragionamenti, perché sicuramente potrei dire che magari ci metterà salsa di soia, visto che tu adori il sushi e questa accompagna il sushi. Eh sì, avrò scelto quella, con interrompere le linee telepatiche. No, 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 non hai scelto l'olio, ma hai scelto l'aceto. Sì o no? Sì! Dai, mio caro Luigi! Cosa vuoi? Questo è il mio angolo, tu vai dalla tua parte! Blu blu blu, baby baby, blu blu blu, baby baby! No, vabbè, non si può bere, so stare male! Devi bere glu glu glu! Oh, no, fa troppa puzza, cioè, a me l'aceto piace, ma quando è insieme ad altro! Tipo nell'insalata, ma non posso bere un bicchiere sano d'aceto così! E poi mi piace quello balsamico, questo è quello normale! Dai dai dai, dai dai dai! Oh, ci provo! Ti odio! No! Hai bagnato tutto! No! Hai rovinato pure la lampada! Ah! Brucia? Ah! Ma cosa fai? Ah! Non abbiamo acqua! Brucia la bocca! Ok! Ah! Ok, va meglio! Comunque, anche se devastante, devo dire che questa sfida è stata super super divertente. Fateci sapere se vi piacerebbe se la rifacessimo in altri ambiti, quindi se provassimo a essere telepatici però con altre cose. Noi passiamo a salutare la trot elite di oggi, che è Vittoria Arichello. Se volete entrare anche voi a far parte di questo incredibile famiglia, dovete cliccare il tasto iscriviti o il tasto abbonati per entrare nel team trot elite. Speriamo anche oggi di essere riusciti a farvi il sorriso, e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani! Che poi non vi dico l'odore di aceto nella stanza.